29 secondo alcuni, una decina in meno per altri, sono i fuggitivi dell'Ebola a Monrovia, in una città sempre più spettrale. Tenuti in quarantena in una scuola adibita al centro di prima accoglienza, in attesa del ricovero in ospedale, sono scappati nella notte tra sabato e domenica, dopo l'irruzione di un comando di uomini armati di bastone che ce l'hanno con il mondo e non con il virus. Per loro l'Ebola non esiste, è un'invenzione del governo per avere fondi dalla comunità internazionale, dei medici bianchi che così hanno malati da curare, di chi vuole il progresso in un paese dove la superstizione dura a morire. Il timore che si siano rifugiati in una delle baraccopoli della città con i cuscini e le lenzuola che li hanno avvolti fibricitanti, ostaggio dell'omertà e dell'ignoranza, che insieme fanno più danni del virus. Lì sarà difficile scovarli, assisterli, impedire che trasmettano ad altri l'infezione, seppellirli rinunciando a veglie e a riti che regalano all'Ebola l'invincibilità. La tensione in Liberia è alta da tempo. Ci hanno provato le istituzioni ad allertare sulla gravità del contagio. Solo qualche giorno fa la presidente Helen Johnson Sirleaf si era presentata a un convegno di sanità pubblica e aveva chiesto ai medici di non nascondere la realtà, di farsi portavoce della verità per servire degnamente il paese, di raccontare alla loro gente che non è più tempo di stare in silenzio. La chiusura delle frontiere, che in Africa si limitano spesso a pochi metri di filo spinato, aveva acceso gli animi sortendo l'effetto opposto, irritazione e sofferenza contro il governo. La Liberia sta pagando il più alto tributo all'Ebola, 413 vittime su 1.145 morti in tutta l'Africa, più dei morti ufficiali della prima epidemia del 1995. Ma la Liberia non ha le risorse della Nigeria, dove gli Stati Uniti hanno delegato il loro ambasciatore per sostenere la macchina dell'assistenza. E non fanno gola come la Guinea, la Cina, che ha spedito medici e ricercatori per formare il personale sanitario. Della povertà e della miseria della Liberia, purtroppo, si sta facendo beffe anche l'Ebola.